Benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crimes. Ragazzi, quando ho sentito questa storia ho potuto soltanto rabbrividire. La cosa, diciamo, più spaventosa di questa donna è che ha commesso veramente una serie di numerosi crimini, ma non è stata scoperta per più di 5 anni. Questa donna è nata nel 1966, era nata in una famiglia piuttosto benestante, non era ricca sfondata, ma sicuramente non aveva nessun problema di tipo economico. Era molto attraente, aveva un viso molto dolce e una corporatura molto proporzionata. Il volto di questa donna non è mai stato rivelato al mondo, tuttavia amici e parenti la descrivono come molto simile a questa attrice che vi metterò la foto per referenza. Era molto attaccata i soldi e voleva spenderne in continuazione. Tra l'altro, lei, quando andava in giro comunque nella sua borsa, si portava sempre appresso una cospicua somma di denaro da poter spendere. Aveva le mani bucate, per dircela in parole povere. Comunque, in questo video vorrei analizzare la sua storia e vorrei descrivervi tutto quello che ha commesso in tutti questi anni. Ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questa tipologia di video in cui voglio analizzare vari casi criminali successi principalmente in Corea e Giappone, ma in generale in Asia. Se vi potesse interessare questa tipologia di video, vi pregherei gentilissimamente di scrivermelo nei commenti e lasciare un mi piace. Questa donna si era sposata quando aveva poco più di 20 anni con un uomo con il quale ha avuto nel giro di poco una figlia. Non sappiamo esattamente che cosa è successo alla figlia, tutto quello che ho potuto raccogliere era estremamente vago, tuttavia quello che si mormora è che dovrebbe essere caduta mentre stava giocando da un piano rialzato e caduta verso la vita. Non ci ha dato sapere se è morta vicino a casa o in un parco, tuttavia molti sospettano che dietro questi avvenimenti ci sia la mano di Lady Young. Qualche tempo dopo, non si sa esattamente per quale motivo, sembra che la donna abbia dato a suo marito del sonnifero. Gliel'ha nascosto dentro un drink che gli ha servito e mentre questo uomo era sonno profondo sotto sonniferi, ha preso delle spilla da baglia e le ha trafitto gli occhi, lasciando l'uomo cieco. Voi vi chiederete, ma la famiglia di questo uomo non si è accorto che questa donna si stava comportando in questo modo con quest'uomo, non ha fatto nulla per fermarlo? Il punto è che questa famiglia continuava a vedere questa ragazza come estremamente pura e gentile e una moglie premurosa che si prendeva cura del loro figlio. Un anno dopo questo attacco, lo stesso uomo si è ripresentato in ospedale con delle ustioni che aveva sul viso causate da olio bollente. Qualche mese più tardi la donna lo pugnalò due volte e quando l'uomo fu portato in ospedale non c'era più nulla da fare e i medici non hanno potuto salvare la vita di quest'uomo. Dal momento che questa persona non c'è più, non possiamo avere una conferma di quello che vi sto per dire, tuttavia è molto plausibile che la donna sia riuscita a far convincere sia lui che la famiglia di questo uomo che qualcosa di orribile fosse accaduto per poter sviare, diciamo, le colpe che lei aveva in tutta questa situazione. E soprattutto anche il fatto che quest'uomo era cieco, ci fa pensare che lui era in una posizione di svantaggio e quindi non riusciva a rendersi conto che l'artefice, diciamo, di tutti questi avvenimenti era proprio sua moglie. E questa è forse una delle cose più spaventose, anche perché quando vi colpiscono comunque con delle spille da baglia, ho letto online, non riuscite ad aprire l'occhio perché vi fa troppo male, quindi non riuscendo ad aprire l'occhio, questo uomo non poteva sapere che era sua moglie che gli aveva causato questa cecità. Quella donna era riuscita a far credere che comunque era l'uomo stesso che si autoinfliggeva questo dolore perché provava del piacere nel autolesionarsi praticamente. La donna in seguito è riuscita ad ottenere 200.000 dollari dall'assicurazione. Ed ora che marito e figlia erano passati a miglior vita, questa donna aveva bisogno di una nuova vittima. E a distanza di meno di un anno da quando il suo marito era venuto a mancare, ella riuscì a incontrare un nuovo amore, se vogliamo chiamarlo così, incontrato in un club e nel giro di poco convogliarono a nozze. E tra l'altro la nostra Lady Young rimase anche incinta. Nel giro di 9 mesi, tuttavia, dall'inizio della loro relazione, qualcosa di strano accadde. La donna rese quest'uomo cieco, come aveva fatto con il suo precedente marito, e quindi utilizzando ancora una volta le spille da baglia e i sonniferi. La cosa sconvolgente è che anche qui la donna non fu scoperta subito, anzi riuscì a convincere la famiglia di quanto lei sia
una donna meravigliosa e una moglie premurosa. La cosa incredibile era come non fosse riuscita questa donna a convincere una famiglia, ma ben due famiglie della sua innocenza, e è riuscita addirittura a manipolare così tanto le persone e a far credere a tutti che lei fosse la persona che non era. Tra l'altro, questo uomo, il nuovo marito, si recava spesso in ospedale perché aveva molto spesso delle ferite che i medici non riuscivano a spiegare. E è stato soltanto dopo la confessione di Lady Young, anni dopo, che si è scoperto che queste ferite le aveva fatte questa donna. Davvero spaventosa questa storia. Nel giro di poco, tuttavia, quest'uomo, in uno dei suoi continui visite all'ospedale, c'è stata una notte in cui lui aveva parlato con la famiglia, sembrava che fosse tutto ok, tuttavia, dopo la mezzanotte, quest'uomo è venuto a mancare. E dietro a questa morte ovviamente c'era lo zampino di Lady Young. La famiglia disse alla donna che sarebbe meglio che abortisse, anche perché erano troppo dispiaciuti che questa donna fosse rimasta sola ad accudire questo figlio. La donna si rifiutò e anzi parlò con la famiglia e disse quanto lei fosse ancora attaccata al suo marito e quanto le loro anime fossero unite e quindi volesse portare avanti questa sua gravidanza. La donna riuscì nuovamente a ricevere una cospicua somma di denaro da parte dell'assicurazione. Ricevuto questo denaro, ella si dileguò senza lasciare traccia. Dal momento che questa donna era sparita, la famiglia del secondo marito andrò ad investigare su questa donna e scoprirono che aveva mentito sulla sua identità. Infatti, lei aveva detto che si era laureata al college, che aveva lavorato come maestra ed infermiera e che inoltre la madre aveva sul testamento $1 milione che le sarebbero arrivati. Tutte queste si sono rivelate delle bugie. Una cosa che ha sollevato molti sospetti su questa donna è il fatto che lei, mentre il marito era in ospedale, si fosse recata per ufficializzare le loro nozze. Anche perché se queste nozze non fossero state ufficializzate, questa donna non avrebbe più potuto prendere i soldi dell'assicurazione. Quindi la famiglia ha iniziato a sospettare che questa donna avesse premeditato tutto. Tuttavia, ella scomparve e non seppero più nulla. La donna in questo momento era riuscita ad ottenere ben $400.000 dai suoi due mariti, che iniziò a spendere in vestiti, in alcol, in party, e nel giro di un anno li aveva consumati tutti. E quindi aveva bisogno di una nuova vittima. E questa volta il suo bersaglio fu la sua stessa madre e il suo fratello più piccolo. Ancora una volta utilizzò la stessa tattica, quella dei sonniferi e delle spilla da baglia, per rendere madre e fratello minore ciechi. Madre e fratello minore furono portati in ospedale e, una volta arrivati in ospedale, la donna cercò di avvelenare il fratello minore. Qualche tempo dopo, Lady Young riuscì anche a convincere la sua famiglia nel vendere un appartamento che era a nome dei genitori. In questo modo la ragazza riuscì ad ottenere nuovamente una cospicua somma di denaro che di lì a poco finì per spendere. In questo momento la famiglia era sempre più sospettosa perché non capivano perché questa ragazza avesse ancora bisogno di soldi quando aveva appena venduto un appartamento. La ragazza si rese conto che doveva sbarazzarsi anche della sua famiglia. Così si recò nella casa dove viveva la madre e i suoi fratelli, sia maggiori che minori, e appiccò un incendio proprio in quella casa. Tutti sono sopravvissuti, anche se con delle ustioni piuttosto gravi. Non avendo più nessun luogo dove poter andare, la ragazza contattò la sua vecchia babysitter, chiedendole se poteva stare da lei un mese. La babysitter aveva provato un po' di pena per il fatto che questa ragazza stesse crescendo un figlio da sola e quindi decise di ospitarla in casa per un mese. Tuttavia, al termine di questa sua permanenza, questa donna diede fuoco alla casa di questa babysitter, uccidendo il marito e lasciando la figlia con delle gravi ustioni. Cioè, vi rendete conto? Una persona cerca di dimostrarsi gentile e ospitare un'altra in casa e questa vi ripaga così. In ogni caso, ragazzi, vi ricordate il figlio che vi avevo detto che Lady Young aveva avuto? Questo figlio soffriva della Kawasaki disease, che è questo problema della pelle che ho trovato su Wikipedia alcune informazioni. E per poter curare questa sua malattia, la donna si recava spesso in ospedale. Questa donna era riuscita ad ottenere dall'assicurazione ben $600.000.
tuttavia non riuscì a pagare le spese mediche per il figlio perché aveva già speso tutto. Durante queste sue visite in ospedale, però, per poter far fronte a queste spese, inquadrò una nuova vittima. Era un'altra donna che anche lei si recava spesso in ospedale. A questa donna ella rubò la carta di credito che utilizzò per pagare le spese del figlio e per comprare dei vestiti. La donna fu scoperta, tuttavia riuscì a parlare con la donna e a convincerla di quanto Lady Young fosse in una situazione di disagio, perché comunque aveva il figlio che era molto malato, non aveva soldi e in più era molto triste per la morte del marito e della precedente figlia. Questa donna che aveva incontrato in ospedale era molto dispiaciuta nel sentire queste parole e quindi la invitò nella sua dimora. Tuttavia Lady Young non voleva per niente ripagarla delle spese fatte con la carta di credito di quest'ultima e quindi scelse di utilizzare i sonniferi e la spilla da baglia. Lady Young portò questa donna in ospedale, rendendola anche lei quasi cieca, e una volta in ospedale aveva escogitato un piano per non poter essere incriminata in alcun modo, e questo piano era dare fuoco all'intero ospedale. Ragazzi, qui si capisce la pazzia. Tuttavia non riuscì mai a portare a termine questo suo piano perché fu scoperta dalle camere di sorveglianza e per la prima volta le persone riuscirono a capire che persona si nascondeva dietro il dolce viso di questa ragazza. La polizia intervenne, la interrogarono, chiesero a Lady Young perché si fosse comportata in questo modo e ella disse che era una drogata e aveva bisogno di droga, quindi tutto quello che aveva fatto era per poter ottenere dell'altra droga. Venne sottoposta all'esame dell'urina e del sangue, ma dai test emerse che Lady Young non aveva mai fatto uso, almeno sembrava, di droghe. Allora Lady Young disse un'altra bugia, disse infatti che aveva utilizzato delle medicine per poter ripulire il suo organismo da tutte le droghe, quindi per questo esse non risultavano nei test. Tuttavia anche questa era una bugia. Lei aveva cercato di farsi passare per pazza nella speranza di ottenere una pena minore. Tuttavia la corte si espresse in modo unanime incriminando questa donna e non reputandola pazza. In questo momento la donna si trova in carcere e spero che ci rimarrà per sempre. Anche il secondo figlio di questa donna, tra l'altro, è morto, non si sa in quale circostanze, è tutto molto vago. Questa Lady Young ha cercato di utilizzare anche la scusa della morte di questo secondo figlio come un capo espiatorio per le sue colpe. Lei era molto triste della morte dei suoi due figli e quindi aveva fatto tutto quello che aveva fatto. Molti esperti hanno cercato di interrogarsi su quale fosse il problema di questa donna, quale fosse proprio una diagnosi a livello psicologico, e la ragazza è stata categorizzata con il disturbo borderline della personalità, che vi leggo da Wikipedia: è un disturbo della personalità le cui caratteristiche essenziali includono la paura del rifiuto, l'instabilità nelle relazioni interpersonali, nell'immagine di sé, nell'identità e nel comportamento. Possono essere presenti ira incontrollabile, depressione e, più raramente, mania. In conclusione, si è scoperto che le ragioni per cui questa donna si è sposata e ha avuto dei figli era perché aveva premeditato la loro uccisione in modo da poter ottenere dei soldi dall'assicurazione. Io, ragazzi, sono abbastanza sconcertato da tutta questa storia e voglio sapere che cosa ne pensate voi. Scrivetemelo nei commenti. State attenti.